Un programma ricco di iniziative ed eventi messo in campo per il Natale che non ti aspetti, brand ormai consolidato da anni e che unisce 15 realtà territoriali in un unico calendario. Mercatini, presepi, luminari, villaggi di Natale e paesaggi invernali saranno alcune delle tante attrattive che da sabato 24 novembre saranno presenti nei vari borghi della provincia ad accendere lo spirito natalizio. Due sono gli aspetti fondamentali, uno è quello legato all'artigianato, perché con tutti i nostri mercatini si rispecchiano e si ripetono tutte le peculiarità dell'artigianato dei nostri territori, quindi la valorizzazione dei nostri artigiani, del prodotto del legno, del ferro, di tutto quello che riguarda il piccolo artigianato e quindi tramandare le tradizioni. Questo per noi è importantissimo perché è la storia delle nostre Proloco. Il secondo aspetto importante è l'artigianato artistico è legato all'enogastronomia, perché per noi è artigianato artistico anche quello. Si inizierà con il primo appuntamento con candele a Candelara, l'unica festa italiana dedicata alle fiammelle di cera, per poi passare a E Natale a Monbaroccio, caratteristico per i mercatini di artigianato artistico per la sua magica nevicata. Pista di pattinaggio sul ghiaccio invece aprirà il Natale in Piazza Pesaro con un evento unico con l'accensione dell'albero di Natale, mentre a Fano dal 1 al 6 gennaio ritorna il Natale più con il celebre presepe di San Marco, diorami rappresentativi esposti nelle antiche cantine di Palazzo Fabbri, oltre a tradizionali spettacoli. Poi infine Gradara, Frontone, Urbino, Urbania e Fossombrone, con il magico Natale caratteristico per spettacoli di luce, laboratori creativi e tante altre attività riservate ai più piccoli. Questo progetto che è ormai diventato un brand, un punto di riferimento a livello nazionale che sta dando grandi risultati. L'anno scorso 260.000 presenze, 380 bus arrivati di turisti e proprio dalla regione sono stati stanziati, grazie all'impegno che abbiamo messo, per l'Umpli provinciale 40.000 euro proprio destinati alla comunicazione, perché noi il prodotto turistico nel territorio lo abbiamo perché abbiamo tutto quello che serve ad un turista, tutto quello che un turista possa cercare: arte, storia, cultura, paesaggio, centri storici, musei, teatri e quant'altro. E naturalmente far arrivare i turisti grazie a questi eventi e dar loro la possibilità di visitare tutte queste eccellenze che il territorio offre, insieme alle fiere del tartufo che in questi giorni si stanno ormai concludendo, sono una grande opportunità.